Giulio Bellotti è Market Head of for Wholesale Business in Italy di UBS Asset Management. Parliamo di evoluzione nel mondo della consulenza, in particolare di dialogo tra Stati Uniti e Italia. Sì. Allora, come sapete, ovviamente UBS è un gruppo che ha un DNA, diciamo, di private banking molto forte. Noi di asset management ovviamente siamo in contatto e lavoriamo con le principali reti distributive. Negli Stati Uniti UBS è una rete di consulenti finanziari e quindi diciamo, questo porta ad avere diverse analogie, comunque un dialogo che noi di UBS tendiamo a favorire appunto tra le direzioni delle reti italiane, i consulenti italiani e i nostri colleghi degli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di trovare delle idee, delle best practice, condividere esperienze, mettere a fattor comune una serie di iniziative che poi possono appunto essere di beneficio a livello di servizio per la clientela italiana. Tra queste cose ovviamente ci sono un po' di argomenti che tendiamo a sviluppare. Il primo è quello della trasparenza. Negli Stati Uniti ormai è in vigore un modello remunerativo basato sulla consulenza a pagamento, che ovviamente è qualcosa che a un certo punto dovrà accadere anche in Italia, dove il modello è ancora basato sulle retrocessioni e quindi deve evolvere in questo senso. L'altro argomento che sviluppiamo del client focus e dell'attenzione al cliente. Negli Stati Uniti spesso osserviamo i consulenti lavorare in team. Alcuni di questi team in realtà sono anche molto, molto importanti di più di 10 persone. Se vi devo dare un dato, osserviamo che i consulenti negli Stati Uniti tra il 60 e l'80% lavorano in team, mentre in Italia chiaramente la professione è ancora una professione abbastanza individuale. Il terzo punto di attenzione è quello dei prodotti. Spesso negli Stati Uniti si innescano dei trend che poi vediamo declinare anche in Italia. Tra questi trend ovviamente ci sono vari argomenti, c'è l'argomento dei private markets, che è qualcosa che le reti stanno sviluppando anche localmente, c'è l'argomento molto importante degli SMAs, che in questo momento sono il prodotto di punta degli asset manager e che chiaramente ci piacerebbe trasportare anche nel mercato italiano.